Amici sportivi alla visione, buon pomeriggio allo stadio Antonio Gallucci di Solofra, seconda giornata d'andata del campionato regionale campano di eccellenza, girone B, stagione sportiva 2014-2015. Si affrontano i padroni di casa dell'Eclanese e gli ospiti della Nocerina. E a caccia di un stato memorabile, dormita dei gialloblu, la conclusione di Albano di sinistro. Palla per Della Femmina, il cross di Della Femmina, al respiro di testa Tammaro. Ora Salierno a spazio Correale sulla di sinistra, il cross basso sotto porta, ancora Galdi e c'è la rete della Nocerina. Marcatore dovrebbe essere Arena, maglia numero 2. Siamo al 13esimo, la Nocerina ha sbloccato il risultato. La rete di Arena 120 secondi fa, ancora Nocerina pericolosa, la palla che attraversa quasi tutta l'area, raccoglie Iommazzo di sinistro. Il match sarebbe ripartito da un calcio di punizione per l'Eclanese, occhio al tentativo al volo di Correale. Il lancio di Correale, buca Masitto, avanza D'Ambrosio e erra clamorosamente la palla del 2-0, D'Ambrosio di destro, battuta del corner di testa. Sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Eclanese Nocerina. Entra in area di rigore Albano, sterza poi di destro, prova a servire il numero 7 D'Ambrosio, che di destro svirgola la sfera, ottimo per Modici Bonfiglio. Tammo alla battuta del tiro d'angolo, palla in aria e il pallone che sul colpo di testa ci pare di Falco attraversa tutto lo specchio della porta. Iommazzo, Limatola, attenzione all'incursione in aria, ancora Curcio, occasione gol per la Nocerina. Masitto lotta con D'Ambrosio che gli ruba palla con esperienza, D'Ambrosio entra in aria, la sfortunata autorete di Bellofatto. Penetra in aria la formazione Nocerina, ancora Curcio a dire di no ad Alfonso Ferraioli. Calcio di rigore per la Nocerina, Curcio ha abbattuto l'avversario. Il nostro cronometro, parte Alfonso Ferraioli, palo! Ha fallito il calcio di rigore, Alfonso Ferraioli si rimane sul 2-0 per la Nocerina. Riceverà in un match sentito in casa il Sant'Antonio Abate. Ci prova D'Ambrosio per la terza rete della Nocerina. 37esimo. Tammaro. La conclusione della distanza. Il calcio d'angolo. Palla allontanata, la volée di Limatola, secondo legno di giornata per l'Eclanese. Limatola al volo di destro, ci prova dalla distanza Bellofatto, vuole almeno in parte rimediare. Cambia gioco sulla destra a beneficio di Villacaro ed eccolo il triplice fischio, applausi per tutti. Mister Vincenzo Criscuolo della Nocerina, una grande vittoria, una buona partenza, poi avete saputo gestire con concretezza. Sì, infatti oggi abbiamo fatto un'ottima gara, però ripeto, quello che a me è piaciuto di più è l'approccio a questa gara, quello che non è piaciuto di più è il fatto di non essere concreti sotto reti, perché comunque abbiamo fatto tantissime palle gol e abbiamo raccolto poco. Ci sono ampi margini di miglioramento? Sì, infatti sicuramente, noi siamo una squadra giovane che dobbiamo migliorare e i ragazzi, devo dire la verità, stanno lavorando tantissimo durante la settimana e si vede già in queste due gare che stiamo facendo dei passi avanti, però non dobbiamo dimenticare che noi, il nostro obiettivo è quello di una salvezza tranquilla. Nocera è una piazza importante, i tifosi dagli spalti si suddividono tra l'incitamento e la contestazione, come si lavora? È un ambiente... Sicuramente è difficile lavorare in questo ambiente, però l'ho detto dal primo giorno che sono arrivato a Nocera, a me interessa, diciamo, la squadra e unire i tifosi a questa squadra, soprattutto, diciamo, a questa maglia gloriosa. Poi per quanto riguarda la società, una situazione a parte
alla squadra e ai tifosi. Loro sanno benissimo che noi per questa maglia stiamo dando tantissimo e daremo sempre tantissimo, e loro ci devono dare una mano. La mano significa unire le due forze, squadra e tifosi, per far sì che la Nocerina faccia un campionato di, diciamo, di una salvezza tranquilla. Mercoledì prossimo ci sarà il turno infrasettimanale di campionato, arriva il San Antonio Abate, una sfida sentita. Sì, mercoledì abbiamo una partita difficilissima dove il San Antonio Abate è una squadra attrezzata per fare un buon campionato, di entrare nelle prime cinque. Noi comunque siamo una squadra giovane, comunque per noi mercoledì è un test difficilissimo dove veramente dobbiamo mettere tutto in campo per far sì, per fare un risultato positivo. Antonio Casale, presidente delle Clanese, il risultato dice 3-0 per la Nocerina, ma la sua squadra è stata autrice di una prestazione gagliarda. Sì, noi comunque giocavamo contro una squadra che, da quello che si vuole dire, comunque lotterà per i primi posti alla fine del campionato. Noi ci abbiamo messo tutto, ovviamente manchiamo ancora di qualche elemento che ci può dare profondità, ci può dare il riferimento lì davanti, perché stavamo, oggi giocavamo con un 96 davanti, quindi immaginiamo un pochettino che peso potrebbe avere. Purtroppo abbiamo avuto problemi, stiamo avendo problemi con un tesserato che viene dall'est dell'Ucraina praticamente, quindi ci potrebbe dare una grossa mano, perché l'abbiamo visto in allenamento, è veramente un ottimo elemento, è pregevole elemento. Oggi se eravamo in campo potevamo dire la nostra, sicuramente migliore di quello come abbiamo fatto fino adesso. A dispetto del risultato, infatti, c'è stato un inizio da parte vostra un po' timoroso, poi però pian piano avete preso maggiore consapevolezza dei vostri mezzi e avete riportato la gara sui binari dell'equilibrio. Beh, sicuramente, io credo, poi logicamente il mister saprà meglio di me analizzare la partita. Credo che comunque i ragazzi sono tutti 93, 95, c'erano anche qualche 92, quindi c'erano tutti ragazzi molto giovani, quindi evidentemente l'ambiente che si è creato un pochettino con la squadra ha fatto sì che un po' di emozioni in mezzo al campo ce l'avevano, perché la tifoseria ospite era notevole, che si sono fatte sentire sugli spalti. Evidentemente non sono abituati ad avere questi palcoscenici, questi scenari, e logicamente credo che un po' che si è fatto sentire l'emozione. Poi pian piano la squadra ha preso le misure alla squadra avversaria e ci siamo fatti sentire anche noi al centrocampo. Poi abbiamo un nostro centrocampista Rupa, che praticamente l'abbiamo tesserato la settimana scorsa, ancora non aveva fatto nessun tipo di allenamento, nessun tipo di con l'allenatore di partite, non avendolo potuto testare, l'abbiamo messo in campo. Logicamente dopo un quarto d'ora, 20 minuti si è fatto male ed è venuto a mancare un perno al centrocampo che poteva darci qualcosa in più, cosa che purtroppo non è avvenuta. Credo, poi sarà il mister ad analizzare bene la partita e individuare gli elementi che potrebbero occorrere. Dal punto di vista societario, lei nell'intervallo ci diceva che continua ad andare avanti da solo. Sì, purtroppo, dico, io continuo ad andare avanti da solo perché ormai è diventata un refrain di ogni estate, ogni stagione, mi promettono aiuti a destra e a sinistra, poi puntualmente vengono meno e mi trovo sempre a fare la squadra da solo, senza né aiuti societari né economici. Addirittura siamo arrivati a fare una trasferta a 100 km di distanza dalla nostra cittadina. Purtroppo non ho parole per questa situazione, spero che avrò la forza di continuare e niente, mi faccio un augurio da solo perché effettivamente è così, ma credo che ce la farò. Io ho la scorsa dura, quindi spero di farcela.